Buonasera ragazzi, si è appena concluso il primo tempo tra Chelsea e Milan, anzi tra Milan e Chelsea per meglio dire, con il Chelsea in vantaggio per 2-0 a Milano. Faccio questo video molto breve perché mi sono fatto delle domande appena finito il primo tempo. Dopo pochi minuti dall'inizio della partita, decisione molto discutibile dell'arbitro, rigore per il Chelsea ed espulsione di Tomori. Ora, la domanda che mi sono fatto, ma il VAR, a che serve se non viene utilizzato? A che serve? Il rigore, secondo me, è del tutto inesistente, a maggior ragione poi, ancora più aggravato dall'espulsione, c'è una partita praticamente falsata, una partita praticamente bellissima da vedere, ma completamente vanificata da un errore madornale. Allora, la domanda che mi faccio io. Capisco che il protocollo dice che i contatti non possono essere messi in discussione dal VAR, però una leggera trattenuta di Tomori sull'attaccante del Chelsea che provoca un rigore e un'espulsione, quindi una decisione che può cambiare l'inerzia della partita, va riguardata un attimino, scusate, almeno in televisione, cioè abbiamo lo strumento tecnologico, usiamolo. Mi sembra strano che non venga neanche richiamato l'arbitro a vedere l'episodio al VAR. È qualcosa di estremamente grave, secondo me, perché viene falsata l'intera partita, viene comunque rovinata da una decisione, secondo me, incomprensibile. Bastava 30 secondi lo sguardo al monitor e si capiva subito che c'era qualcosa che non andava. Per me non aveva fischiato neanche il rigore, una leggera trattenuta che poi Tomori lascia anche l'avversario, tanto è vero che lui conclude anche in porta e il portiere Tatarusano riesce pure a parare. Quindi, decisione secondo me incomprensibile. Partita completamente rovinata. Era iniziata bene con la partita con le due squadre che si affrontavano a viso aperto. Mi aspettavo di vedere una bella gara perché il Milan è una delle squadre che quest'anno mi piace più vedere perché è una squadra comunque che gioca bene. Al pari del Napoli, quindi quando la posso vedere la vedo come squadra. Per chi piace questo sport, insomma, quando una squadra gioca bene è sempre piacevole vedere le partite. E mi aspettavo proprio con il Chelsea, che la squadra inglese che gioca comunque a viso aperto, di vedere una bella gara. Ma pronti via, una decisione del genere e cambia tutto l'inizio della partita. Cioè, non si può non andare a vedere l'episodio un attimino al VAR. Ora è finito il primo tempo, sarà difficile recuperare due gol con un uomo in meno il Milan. Speriamo che Pioli riesce a sistemare la squadra, perlomeno per cercare di rientrare nella gara e chissà, nel fare il miracolo finale, ma con un uomo in meno è davvero difficile. Quantomeno se vuoi dare il calcio di rigore, guardandolo al VAR, secondo te quella trattenuta può essere punita con il calcio di rigore? Secondo me ammonisci il calciatore, ma non espulsione diretta. Perché così veramente si cambia l'inerzia di una partita. Tutti mi diranno, vabbè, ma se fischia il rigore, il rosso è in automatico perché è una chiara occasione da gol. Era defilato il calciatore, poteva anche starci il giallo, voglio dire. Non determinare una gara in questo modo. Ma vorrei capire a questo punto la tecnologia a che cosa serve, se non serve neanche per correggere un errore così grave. Speriamo per il secondo tempo. Ciao a tutti ragazzi, buona serata. Voi che ne pensate? Fatemi sapere nei commenti. Ciao ciao.